penultima tappa dei trofei MP Exhaust Mess. Calcolatrice alla mano, si inizieranno a fare i primi conti e si inizierà a capire chi avrà vinto e chi avrà più possibilità nell'ultimo round a Cremona. Adrenalina 1000, si torna nella cornice del Tazio Nuvolari a Cervesina. Tanti piloti coloreranno questa torrida giornata di fine luglio, ma siamo sicuri che tutti riusciranno a dare il loro apporto per renderla indimenticabile. Ora però è il momento, tutti in sella, non bisogna mollare nulla e sperare fino alla fine, perché per molti di voi i sogni possono diventare realtà. Siamo nei box con Matteo Cristini. Da lui ho percepito che c'è qualcosa che non gli piace in questo circuito, giusto Matteo? Sì, è una pista con molte buche, molti avvallamenti e ci mettono in crisi molto le sospensioni, infatti facciamo fatica a guidare. Ieri nel primo turno ci è esploso il mono, quindi abbiamo fatto 3 giri e basta. Abbiamo saltato il secondo turno, siamo entrati subito in qualifica con la gomma nuova, abbiamo dato il massimo, ci abbiamo fatta per adesso piazzarci secondi nel challenge. Vediamo questa qualifica 2, anche se il tempo è un po' incerto, però dai, diamo sempre gas che va bene. Una gara un po' in salita, ma andrai benissimo, Matteo, dai. Grazie. Uno dei grandi protagonisti di questa edizione di Moto Estate 2021 è Nicolò Lisci, che finora ha avuto degli ottimi risultati. Nicolò, come ha intenzione di affrontare questo circuito difficile, diciamo, per alcuni versi? Beh, allora, senz'altro cerchiamo di portare punti importanti per il campionato e rimanere secondi. E niente, davvero tosta, perché qua molti miei avversari hanno fatto lo step in avanti, quindi sarà difficile far bene, però dai, ce la mettiamo tutta. E niente, dai, adesso stiamo un pochino lavorando sul setting e speriamo bene per la qualifica, ecco. Beh, anche perché finora hai soddisfatto pienamente le tue aspettative. Beh, dall'anno scorso che partivo dal parcheggio, quest'anno dai, qualche soddisfazione ce la stiamo togliendo e speriamo di toglierne sempre di più strada facendo, ecco, dai. Ottimo, grande Nicolò, grazie. Grazie a voi. Siamo con Andrea Longo, per la prima volta qui sul circuito Tazio Nuvolari. Andrea, come sono andate questi primi giri, di prova su questo circuito un po' particolare, diciamo? Allora, siamo andati molto bene, e giro dopo giro miglioriamo sempre di più. È una pista abbastanza tecnica, soprattutto non nelle condizioni migliori come asfalto, però ci difendiamo abbastanza bene e proviamo adesso in qualifica 2, in qualifica 1 di fare bene e andare forte. Ci sono alcuni punti della pista dove è un po' difficile tenere la moto, vero? Sì, sì, tantissimi punti della pista, è molto difficile stare in piedi e bisogna stare sempre attenti a non sbagliare, di stare sempre concentrati. Grazie Andrea, ci vediamo a fine gara. Ok, ciao a tutti. Quarto appuntamento del MES, 300 Super Sport, 2805 metri di percorrenza, si potrebbe già decidere il campionato per quanto riguarda la 300, classe viva con il poleman Davide Bollani, 1:26.779, stampando un super tempone. Al suo fianco Super Braldi Smith, lo ricordiamo, apparizioni in MotoGP ed è una vera forza della natura, un portento all'interno del circuit, 1:26.862. Al suo fianco una new entry, Giuseppe De Gruttola, 1:26.921, apre la seconda fila Super Davide Conte, che è colui che si giocherà poi la vittoria finale nella competizione, 1:26.987. Al suo fianco un altrettanto interessante Niccolò Lisci, che con la sua Yamaha del club Sandalion ha chiuso in 1:27.628, a 8 decimi da Conte. Deve essere per forza di cose la sua gara, perché deve provare a lasciare il segno. Niccolò con la sua moto numero 26 è in seconda fila, sempre a chiuderla, Giacomo Zannoni 1:27.911. Poi abbiamo Stefano Sala ad aprire la terza fila, 1:27.925, sulla sua Kawasaki. Al suo fianco Mattia Vignati, 1:28.172. A chiudere la terza fila Andrea Longo, anche lui un buon tempo, 1:28.601, a 4 decimi da Vignati. In generale un secondo 8 da Bollani, ma pronto a con la sua Kawasaki a dare gas, provare a rimanere in quelle posizioni di vetta.
apre la quarta fila Mattia Calonaci 1.28.724, Andrea Loris Riva e poi Matteo Cristini 1.29.616, vicinissimo a chi precede, cioè Paonessa che apre la quinta fila, non così lontano da Riva, un paio di decimi, sempre dello stesso Riva, anche Cristini con la sua Kawasaki è pronto in qualche maniera a dare del filo da torcere a tutti i piloti che ci sono a suo fianco. Quinta fila con Paonessa 1.29.661, Puzzo 1.29.819, Cervioni 1.29.880 a 61 millesimi da Puzzo. Apre la sesta fila Aloisio 1.30.033, Corsaro 1.30.061, Trombin 1.30.192. Ad aprire la settima fila abbiamo Luca Zulian. Luca Zulian con la Kawasaki del Club Ducale ha chiuso in 1.30.352, vicinissimo a Trombin, in generale vicinissimo a tutte quante le posizioni che vanno un po' dalla tredicesima alla diciannovesima da parte di Luca Zulian con il suo numero 20, al suo fianco Carpinone e poi Finotello 1.30.408. Ottava fila che si apre con Aloisio, De Stefanis 1.31.064, Castagna 1.31.092, a chiudere Artem Butt, Lorenzo Magnano e Alessandro Riva 1.31.925. In generale siamo pronti a dare la linea alle ragazze per le classiche interviste pre-gara, poi siamo pronti per la doppia manche, occhio a Davide Conte perché potrebbe chiudere i conti. Ciao Andrea. Ciao. Ciao a tutti. Quale sarà la strategia di gara oggi per diminuire il distacco? Sarà una gara molto difficile, soprattutto di non far scappare il primo gruppo, che vanno molto forti, e cercheremo di fare il massimo e di stare lì con loro. In bocca al lupo! Grazie. Ciao Nicolò. Ciao, ciao a tutti. Un buon feeling con la pista, con chi battaglierai oggi? Beh, speriamo senz'altro di battagliare con quelli della prima fila e cerchiamo di portare punti a casa per il campionato. Speriamo, in bocca al lupo! Viva il lupo, grazie. Ciao Luca. Ciao. Ha avuto qualche problemino in qualifica, come pensi di recuperare oggi? Le qualifiche non sono andate benissime, quelle di oggi, ieri eravamo andati meglio. Speriamo di fare una buona partenza, di metterci subito attaccati e di tenere il ritmo che hanno gli altri. Speriamo, full gas. Full gas sempre. Ciao Matteo. Ciao. Sarà una gara all'attacco oggi? Sì, per forza, bisogna puntare tutto per tutto oggi, bisogna andare forte senza prendere rischi e portarci a casa questa prima posizione. In bocca al lupo! Grazie! Quarto round per i trofei MES e ci troviamo in quel di Cervesina, qui a mio fianco Super Andrea Tomio. Ciao Gianluca, ciao ragazzi, buongiorno. È la 300 Super Sport, è sempre stata una delle classi più interessanti. I piloti nastri di partenza, la Pol di Bollani, Smith De Gruttola, Conte, Sala, Lisci. Questo è il primo due file con Conte che potrebbe vincere il campionato ufficialmente. Mentre vediamo un'inquadratura interessante con i semafori che si accendono e si spengono, via! Partiti! Partiti con Bollani, il poleman che è favoritissimo per la vittoria finale, ma mi sembra ottimo spunto da parte di Bradley Smith che passa davanti a tutti sul rettilineo iniziale. Andrea, adesso andiamo un attimo, intanto cerchiamo anche di capire, c'è qualche wild card tra cui De Gruttola, ripeto, Davide Conte che lotterà fino alla fine per la vittoria della competizione, della manifestazione. Andre, ti chiedo, pista diametralmente diversa rispetto a tutte quante le altre? Assolutamente sì, è una pista bella, a me piace, è una pista all'interno del moto estate abbastanza veloce, probabilmente questo tracciato, girano voci che lo allungheranno ancora di più, diventerà quasi 5 km, quindi dai, se dovesse rimanere all'interno sarebbe proprio una bella cosa. È la perfetta via di mezzo, come dicevamo anche in fase di spiccheraggio durante la manifestazione tra Cremona e Varano, mentre si sta profilando già un bel mismatch con Bradley Smith che sta provando a scappare, intanto con Nicolò Lisci che ha qualche chance per provare a rientrare all'interno del campionato. Ci sta. Prova ad entrare all'interno, vediamo se cerca subito di affondare per la quinta posizione. Nicolò Lisci, sì, riesce a passare, a prendersi la quinta posizione, ma sappiamo benissimo che il favoritissimo rimane proprio Davide Conte,
che potrebbe laurearsi campione anticipatamente rispetto alle previsioni alla quinta. Mansch, intanto passano Smith, De Gruttola che hanno wild card, appunto Conte terzo, Bollani quarto, quinto Lisci, sesto Sala, non un grande spunto da parte di Bollani. Andrea che aveva fatto 1.26.779 in qualifica ed era apparso molto ma molto più performante rispetto a quello che stiamo vedendo in questo momento. Assolutamente sì, e nel frattempo vediamo Smith che sta spingendo, è indemoniato, sta spingendo forte, si vede che si trova proprio oggi in questa pista nelle sue corde. E stanno i primi tre iniziando a fare un po' il vuoto, diciamo che i primi due, gli affaretti loro stanno iniziando a fare con De Gruttola, che diventa un po' uno sparring importante perché ha bisogno di tenere questo distanziamento a Smith. Ricordiamo che in questo momento il podio finale sarebbe Smith, De Gruttola, Conte dentro, ma non riesce a chiudere la porta, ma conti fatti sarebbe Conte che vince la gara, direi proprio di sì, va a stampare 25 punti proprio Conte in questo momento e poi diventerebbe, si laurerebbe campione. Come dicevi, intanto andiamo un po' a vedere anche le posizioni dietro con Longo che sta combattendo con Zannoni da diverso tempo. Proprio Longo qui prova ad uscire fortissimo, si appaia, sfrutta la scia, no non riesce perché è un rettilineo molto breve, pista tecnica Andre, pista però tecnica, ci sono sì. È una delle piste dove è più difficile sorpassare? Beh, no, ce n'è parecchi di punti qua. Secondo me davvero è forse una di quelle dove ci sono più punti, tanti tornanti, essere veloce, al tornantino. Guarda lì come, guarda, una domanda Andrea. Conte si è avvicinato però, sì, Conte c'è un modo di interpretare le Q, Cristini scavalcato intanto in rettilineo. Facendo di seguirlo, sì, gli ha fatto cenno. Cervioni, come per dirgli seguimi perché così almeno iniziamo ad andare, mi segui anche con il gioco di sci. E Zulian scavalca Carpinone, poi va larghissimo. Molto e largo. Viene riscavalcato da Carpinone, Zulian che era riuscito. Attenzione, scavalcato anche da Puzzo, Zulian. E qui ci sarà una bella lotta per quanto riguarda queste posizioni, anche nelle retrovie. Ti chiedevo Andre, Conte mi sa che ha superato Conte ha scavalcato De Gruttola, penso di aver visto un adesso frame un attimo e mi è sembrato di vedere così. Adesso andiamo a vedere anche perché in fervora la sfida. 11 giri non sono neanche così pochi Andre, no sono tanti, 26 e 6 Smith che quindi ha già decisamente migliorato il suo tempo in qualifica, 26 e 5 De Gruttola che aveva fatto 26 e 9 in qualifica, 27 e 4 Lisci, 27 e 7 Sala. Andando a cercarli un po' tutti quanti, Bollani 29-1. Bollani, inizio disastroso. Conte ha passato. Conte ha passato De Gruttola. E si mette adesso nel mirino Smith. Va a cercare Smith. Proprio Davide Conte. Conte che ha chiuso in 33. Strano, non penso proprio. È impossibile che abbia chiuso con un tempo così alto. Anzi, forse uno dei suoi giri veloci. È uno dei suoi migliori. E infatti, segno che stiamo anche cercando un attimo di capire quando è passato il terzo giro, Andrea. 11 giri complessivi. De Gruttola che si stacca un pochino. In generale, mamma che cratere hanno creato rispetto a Lisci e Sala. Con Lisci che si gira a guardare Sala, probabilmente a dirgli seguitemi, proviamo ad andare a caccia, ma mi sembra che non ne abbiano probabilmente, non la facoltà, ma non ne abbiano nemmeno la capacità, proprio che non riescono a stare dietro a quelli davanti che vanno come dei pazzi. È dura, è dura. I primi tre, da questa immagine si vede proprio che hanno preso un ampio margine, dal quarto in poi fanno un po' fatica. Stanno letteralmente volando, allora ci divertiamo tantissimo anche con le posizioni dietro con Cristini che si trova in tredicesima posizione in questo momento, sta cercando di andare un po' a caccia di cervioni e chi... ci sono Graziano, c'è Longo, c'è Zannoni, ci sono diversi piloti. Andre, ti chiedo, è una delle categorie che ha creato più entusiasmo anche lo scorso anno con le quattro Kawasaki che se le sono date fino alla fine. È vero. Quest'anno tante belle scoperte, Smith non è una scoperta, De Gruttola è una wild card. È diventato un po' il faro del moto estate la 300 Supersport? Direi a livello di iscritti assolutamente sì. Tantissimo, una presenza altissima, 27 piloti, esatto, in griglia di partenza. No, ma poi al di là degli iscritti, del numero, esatto, si è alzato tantissimo il livello ed è bello vedere questi Occhio! Ragazzi. Occhio Andre! Oh. Non vedo Conte! Anch'io! Non vedo Conte! Problema per Davide Conte! Vediamo dove e se ce lo troviamo! Sì! Ha avuto un problema, forse un dritto, è andato sulla ghiaia, è riuscito a rientrare, è ventesimo Davide Conte, clamoroso Bradley Smith davanti a De Gruttola con un Conte che esce momentaneamente di scena. Andre,
A questo punto, colpo classifica la mano, devi iniziare a farti dei calcoli se vuoi vincere il torneo. Già alla quarta tappa in quel di Cervesina, quando stiamo varcando il quinto giro. Mamma, anche abbiamo un ritmo bello forte io e te, certo, oggi certo. Stiamo andando anche noi in pista con loro. No, che peccato, perché davvero Conte si sta giocando il campionato, questo dritto probabilmente per andare un po' a inseguire Smith l'ha portato forse a fare un errorino. Mamma, probabilmente. Ma Smith sta volando, Andre, 26-3 questa tornata, 6 decimi meglio della qualifica, vuol dire ma sempre Smith ha un modo proprio di interpretare diverso, mentre andiamo un po' ad indugiare anche la volta scorsa Varano, se ti ricordi, aveva fatto un netto miglioramento in gara rispetto alla qualifica, quindi e proprio si diverte molto di più. Io l'ho visto varcando, calcando anche un po', diciamo, il paddock, si diverte proprio questo ragazzo. Certo. Beh, ma l'intento è quello. È la cosa più bella di tutte, vedere piloti che hanno un certo tipo di esperienza, divertirsi così tanto. Smith, 26-6. De Gruttola che sta provando in qualche maniera a rimanere ancorato a Smith, difficile, dietro se le danno di santa ragione, ci sono Lisci e Sala, adesso Sala prova ad affacciarsi. Ti chiedevo, l'interpretazione della prima curva la sto vedendo fatta completamente diversa da tanti piloti, c'è chi si allarga tantissimo per stringere dopo, chi rimane stretto e poi a quel punto lì può subire l'impeto di chi si allarga di più. Sì, diciamo che è strano perché a parità di cilindrata, quindi di categoria, bisognerebbe più o meno farle tutti sulla falsa riga uguale. È una curva un po' particolare la prima curva, perché si entra che è veloce, però poi va un po' a chiudere e poi si riapre ancora tantissimo, quindi è un po' particolare. Giulian, siamo con lui! Gran sorpasso di Giulian su Puzzo, vediamo se tiene la posizione. Sì, bravissimo! Giulian, sorpasso interessantissimo proprio su Puzzo. Ottima la performance di Luca Giulian, che non è partito benissimo, partiva dalla dodicesima piazza, ci focalizziamo anche su lui. Questo è il 17esimo, il live con De Grutto, la prima Longo ancora, che si trova ancora con Zannoni, ottavo, nono Longo anche qui, che partiva dalla nona piazza, si trova nono, sta lottando per l'ottava, bene anche lui. Eccoli che compare Conte in 20esima posizione. Mannaggia. E adesso ha bisogno di una rimonta clamorosa se vuole rientrare nei punti, che è un po' la cosa che gli interessa più di tutte. Eh sì. Nel frattempo vediamo Smith, che sta davvero facendo un altro sport, come si dice. Quello che vuole. Conte ha chiuso 1.46 quel giro nefasto, Andre. Poi ha fatto 1.33 e adesso va in 1.29. Conta che quelli che gli stanno davanti vanno in 1.29 anche lui. Io penso che se riesca a rimettersi in pista, riesca a stampare anche magari qualche 27-28 basso, possa provare a scavalcare qualche pilota davanti a sé. Sì, indubbiamente, anche se il livello, anche guardando le qualifiche, fino all'ultima posizione siamo in 31. Sì, è vero, 39, era questa anche la cosa importante. Non c'è tanto varco. Si è livellato tantissimo. Esatto. Cioè, si è livellato veramente tanto. Matteo Cristini intanto prova ad attaccare Cervioni, che era colui che gli diceva prima: dai, andiamo insieme, ti do il passo io, proviamo ad inseguire. Chi ci sta davanti? Davanti a loro c'è Graziano, Paonessa e poi Longo e Zannoni, che se le stanno dando di santa ragione dall'inizio della gara. Intanto questi due si stanno, mi danno l'idea che stanno divertendo tantissimo, Cervioni e Cristini che prova a riscavalcarlo, non ci riesce. Siamo al settimo girante, tra poco verrà ultimato ed entriamo nell'ottavo. Smith ha un ottimissimo vantaggio da questo punto di vista. Hai visto che l'ha passato strettino, ci riesce, bel sorpasso, bravissimo Cristini su Cervioni. Intanto andiamo con qualche slow motion, questa è la fase iniziale della gara. Esatto. Andre, non te l'ho chiesto, classica domanda, le gomme, però faceva un caldo. Caldo asfissiante. Ma guarda, ti dico, questo weekend ho avuto la fortuna di provare una 300 e ti dico che abbiamo fatto dal sabato le libere, qualifica, gara, tutto con le stesse gomme, e fino all'ultimo giro andavano benissimo. Cioè, quindi su queste piccole cilindrate con pochi cavalli davvero non si fa così fatica, non si sente il calo delle gomme, quindi secondo me no. Secondo il buonissimo Andrea Tomio, no, noi intanto ci stiamo anche facendo un po' suggestionare da quelle che stiamo vedendo essere queste immagini, mentre
Stavo guardando Bradley Smith, un martello, ha fatto sempre 26, tranne il settimo giro, 27.163, 27.8 De Gruttola, che ha praticamente accusato 2 secondi e mezzo di scarto. Mi sembra che Smith stia veramente facendo una gara a sé. Abbastanza. Ti farei anche la domanda, e se Smith non fosse stato wild card, era un problema per Conte probabilmente, perché Smith è veramente in crescendo. Sì, sì, come abbiamo detto prima. Importante, eh? Sì, 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 beh, vabbè, ci sta nel Stiamo senso. Parlando di un pilota chiaro, chiaro. Fatto e finito, un pilota esatto. Con un'esperienza importante. Esattamente, ma... Eccoci qua, ritorniamo mentre varca proprio il settimo Guarda giro. Guarda che margine hanno preso sul Hanno terzo. Preso un margine incredibile. E ha preso grande margine Smith, da qua non si vede... Altro che, due secondi e mezzo. Questi sono 3 secondi e mezzo. Altro, gran giro. 27.1, 27.8 De Gruttola. Gli mangia ad esempio che è qua 7 decimi. Mentre Lisci sta combattendo con Sala, che lo ha scavalcato. Lisci si deve accodare, ma mi sembra è proprio questo il giro dove Sala ha scavalcato Lisci, che Lisci non ci stia, voglia provare a riprendersi la terza piazza. Una piazza importante, Andre, lo ribadiamo, perché a quel punto entrerebbero di forza Stefano Sala, appunto Nicolò Lisci. Stefano Sala, un giovane che si sta contraddistinguendo in questa gara, e adesso mi sembra che se le diano proprio per bene. Che sbandata! Sbanda Sala, passa Lisci. Ottavo giro, ripassa Nicolò Lisci, si riprende la terza Attenzione. Piazza con gli interessi. Zulian, mamma mia, quasi accompagnato da Carpinone. E di nuovo ripassa Carpinone. Vediamo però se va largo. Zulian, vediamo se c'è l'incrocio. Zulian, no. Chi è nella posizione? Eh sì. Non riesce Zulian, ma sai che ci sta provando dall'inizio della gara. Sempre lì, Smith ha creato un solco tra lui e De Gruttola anche. Ed è un vantaggio mica da ridere. Caro il mio Andrea Tomio, un vantaggio importante, eh? È vero. Smith ha creato davvero un varco. Peccato, perché mi sarebbe piaciuto con vedere Conte. Con Conte, esatto, sì, cosa poteva succedere, ecco. Però dai, intanto vediamo se Conte piano piano, perché... 3 secondi e mezzo, eh? Sì, tra Smith e De Gruttola ci sono 3 secondi e mezzo, e a questo punto mi hai fatto giustamente... andare a controllare il monitor dei tempi. A questo punto, per Conte, vediamo. Conte ha fatto il 26.1, aveva fatto il secondo giro, è stato il migliore e, ha ancora il record. L'ottavo giro, aspettiamo adesso il raffronto cronometrico. Il settimo in 28.5. Non corre così più piano degli altri, vuol dire che eccolo lì, guardalo dove te lo trovi. Quindicesimo, ha scavalcato 5 piloti Davide Conte. Super tempone di Conte, Andre. Fa 29.2, in realtà un tempo più lungo, ma io penso che sia stato invischiato perché ha dovuto scavalcare dei sorpassi qualcuno, quindi più fatica per lui, ma super tempo da parte di Davide Conte, che dalla ventesima e quindicesimo, e chissà che non provi in qualche maniera almeno a rientrare nel top 10, mentre Smith e De Gruttola, mamma là dietro, sono sempre quei due, sempre Lisci e Sala, e quanto si stanno divertendo quei due ragazzacci. Lisci qui ha fatto 28.4, Sala 28.2, Andre, nonostante l'errore Sala ha rimontato, vuol dire che Sala ne ha tanta da, ha tanto da dare, e chissà che non provi alla fine in qualche maniera a scavalcare il rispettivo avversario, in questo caso Lisci, per quanto riguarda la terza piazza, piazza tutt'altro che poco onorevole, ma molto onorevole quando siamo all'ottavo giro, anzi in realtà siamo a mezzo nono, logo! Passa Zannoni finalmente ragazzo. Non per Zannoni, no, per no, Longo. No, nel senso, dopo tanti tentativi è riuscito a fare. Li abbiamo visti darsene in santa ragione Cristini. Su Corsaro, grande staccata da parte di Cristini. Scavalca il rispettivo avversario, si lancia a una difficili, ma sai che forse tra un po' qua spunta Conte? Addirittura, eh? Sì. Sì, perché siamo in quelle posizioni. Sì, e infatti era quello che vedevo con la carenona. È passato davanti a tutti e due Conte. Conte è davanti ai diretti avversari, li ha scavalcati, si trova in dodicesima piazza. Guarda questi due! Si appaiano Lisci e Sala, vicinissimi. Vicinissimi quasi al contatto, ha alzato il piede Bradley Smith. De Gruttola non lo ha alzato, lo ha decisamente alzato. 28.1 De Gruttola, 27.3 Smith. 28.3 Lisci, 28.4 Sala. Mi piace guardare Conte, Andre, più che altro perché è un peccato. 27.8, vedi? Se la sarebbe Cristini giocata, non ti dentro. Dico con Smith, Cristini dentro, ma viene riscavalcato.
decisamente. Non ti dico che se la sarebbe giocata sicuramente, no, Andre, però... Beh, poi sai, quando sei là davanti ti viene anche un pelino più facile. Intanto Smith sta spingendo. Smith sta andando come un demonio. C'ha un demonio dentro Bradley Smith. Continua a tirare, prende delle imbarcate, la moto si ma muove. Ma non gliene frega niente perché gli piace, ci ha abituato. Tanti Bradley Smith. Iscrivetevi l'anno prossimo, noi vi aspettiamo assolutamente, vi vogliamo al Moto Estate. Mentre siamo al decimo giro, Andre, Smith degruttola, Lisci per adesso, si profila questo podio. Poi calcolatrice alla mano, alla fine della gara andiamo al parco chiuso, faremo la chiosa finale per capire se Conte si laurea campione o meno. Esatto. Eccoli qua per l'ultimo giro, 27-3 Smith, 28-1 degruttola. Non ha neanche mollato tanto. Ma va, 28-3 Lisci, 28-4 Sala. Compare Vignati dietro, attenzione perché sta facendo, sta andando a cannone Vignati, potrebbe passare Bollani, 27-8 Vignati, tempone al penultimo con Bollani che ha fatto 28-2, e allora attenzione che si potrebbe profilare sfida nella sfida per la quinta piazza. Poi ci sono Calonaci, Paonessa, Longo, Zannoni e un Conte che punta a scavalcare Cervioni. Zuliana ancora invischiato nelle zone basse, sempre tra Cristini, Corsaro eccetera eccetera. Guardalo qua, Cristini c'è sempre di mezzo, sempre. Con Corsaro passa dietro, non so se sia Giuliano Carpinone, ma continuano a scavalcarsi e contro scavalcarsi, soprattutto in quella curva qui. Forse andrà un po' largo, aspetta, vediamo se si incrociano le traiettorie. Non si incrociano, non riescono ad andare. Ultimo giro, Bradley Smith, le ultime curve per Super Bradley Smith. Quarto appuntamento in quel di Cervesina, poi ne mancherà solo uno. Purtroppo in quel del Cremona Circuit terminerà l'avventura di quest'estate del trofeo Moto Estate. Faremo una chiosa particolare, vince Bradley Smith. Super prova da parte di Bradley, che chiude con un 27-2 l'ultimo giro. Secondo Giuseppe Degruttola, dietro Lisci e Sala. Vediamo come arrivano, cercano di non fargli sfruttare la scia. Lisci, Madonna che sorpasso, Cristini doppio. Qua dietro, doppio sorpasso da parte di Cristini. Ma che sta succedendo? Conte undicesimo. E andiamo un po' a vedere Smith, Degruttola, Lisci, Sala, Vignati ha scavalcato Bollani, incredibile, all'ultimo Calonaci, Paonessa, Longo, aspettiamo Zannoni, Conte arriva anche lui, alla fine peccato, guarda qua dietro come se le stanno dando in santa ragione. È caduto Cristini. Caduto Cristini? Eh sì. Purtroppo cade Cristini, autore di una super rimonta, cade anche Zulian. Purtroppo finisce qui Andre, vince Smith, secondo Degruttola, terzo Lisci. Esultano diversi piloti per le loro prestazioni. Diamo linea al parco chiuso e poi per la chiosa finale scopriremo insieme se Conte ha vinto la classifica finale. A tra poco. Niccolò Lisci, soddisfatissimo della gara, giusto Niccolò? Sì, partivo sesto e ho fatto terzo, primo di categoria. Grandi emozioni, grande. Che bello vederti così. Lo so, spero succeda più volte. Dai, grande, grandissimo, grazie. Grazie a te. Incontriamo a fine gara anche Andrea Longo, che è apparentemente soddisfatto, giusto Andrea? Sì, giusto. La gara è andata bene alla fine, e all'inizio siamo partiti bene, abbiamo fatto una bella partenza, e solo che purtroppo ho incontrato degli avversari che mi hanno fatto perdere ritmo, soprattutto del tempo, e il gruppo davanti è andato via. E alla fine ce l'ho fatta, l'ho spuntata e sono riuscito ad arrivare davanti al gruppo che è l'ottavo, e alla fine sono contento di aver fatto una bella gara. Avere dei grandi avversari fa crescere. Sì, quello sì, sicuramente. E l'unico dispiacere che ho è che non sono riuscito a stare con i primi 3-4, però va bene, sarà per la prossima. E noi ti aspettiamo, grazie. Grazie, ci vediamo a Cremona, ciao a tutti.
Eccoci qua con Andrea Tomio. Ciao Andrea. Ciao Gianluca. È campione Davide Conte, va a 108 punti, 78 lisci. A nulla gli serve aver strappato la prima posizione con Sala che arriva a 66. Titolo meritatissimo, perché Conte ha fatto una grande stagione e la vince con un turno di anticipo. Esatto, esatto, assolutamente, con un round di anticipo e con una gara anche che, particolare, insomma. Sì, poteva vincere la gara con quella seconda posizione, esatto. Magari Smith non lo prendeva, ma De Gruttola forse sì, 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 però sì, fa sì, una sì. Grande rimonta, si diverte tantissimo, vince, sai che nella challenge sfida bellissima, Andre, ci divertiamo tantissimo all'ultima, 96 Julian, 90 Cristini Trombino, 81 Magnano, sono tutti quanti per giocarsi la posizione. Esatto, esatto. Super, quindi... complimenti Davide Conte per la vittoria. Bravo Davide, ciao. E allora ciao a Cremona a settembre per l'ultimo round. Per la categoria 300.